appuntamento da non perdere questo fine settimana da Panicali Ambienti a Bellocchi di Fano, perché verranno presentati i nuovi arrivi per l'arredo esterno. Ci saranno dei professionisti a disposizione dei clienti, stand, allestimenti, dimostrazioni pratiche, ma anche musica e un ricco buffet offerto a tutti i presenti. Domenica 8 aprile in via Albertario è tutto pronto. Filippo, si ricomincia con dei nuovi prodotti? Sì, iniziamo con l'arredo giardino, quindi presentiamo oggi al pubblico e anche a voi di Fano TV tutte le nuove tendenze dell'arredo giardino 2018. Insomma, già vediamo che anche l'allestimento è completamente cambiato, soprattutto rispetto all'inverno dove si vive un'atmosfera completamente diversa. Sì, scenario nuovo, temperature completamente diverse, anche se abbiamo avuto un marzo abbastanza piovoso e soprattutto nevoso. Però diciamo oggi siamo pronti, partiamo con tutti i nuovi arredi per esterno, nuovi materiali, nuove colorazioni, tipologie, da ombrelloni, tavoli, sedie, tutto ciò che riguarda l'outdoor. E continuate anche ad organizzare degli eventi proprio a favore della clientela per farli conoscere? Sì, diciamo, a parte i nostri orari di apertura che sono tutti i giorni, la domenica pomeriggio da qui a luglio saremo sempre aperti e ogni domenica qualcosina si riesce sempre a organizzare, o accendiamo i barbecue per far vedere con dimostrazioni il funzionamento di questi accessori per l'esterno, oppure presentiamo anche insieme ad altre aziende, come facciamo oggi, nuovi sistemi di arredo per esterno. Ecco, un colore anche molto particolare. Quali sono le nuove tendenze 2018? Guarda, i colori sono tanti, abbiamo il lilla, abbiamo il senape, abbiamo il bianco, abbiamo il rosso. E abbiamo anche i colori della terra, quindi il tortora, il canna di fucile, il ferro antico, il color marrone. Abbiamo un sacco di colori per questo 2018. Per quanto riguarda appunto l'esterno, ci sono anche delle forme particolari o dei materiali che vanno per la maggiore? Sì, guarda, i materiali principalmente sono o l'acciaio zincato a caldo oppure verniciato con polveri molto resistenti all'esterno, oppure la resina o il polipropilene, comunque tutti i materiali adatti ad uso esterno. E tutte informazioni che come sempre siete pronti a dare anche ai vostri clienti una volta che vengono nel vostro punto vendita. Sì, diciamo che i nostri prodotti innanzitutto sono tutti visibili, abbiamo dei magazzini abbastanza importanti dove uno può scegliere il tipo e la tipologia di prodotto in base anche alle proprie esigenze e colore, forme e dimensioni. Quindi ecco, sì, abbiamo tutti i prodotti qui in azienda da vedere, da visionare. E anche con personale ovviamente specializzato. Certo, sia io che mio fratello, ma i nostri collaboratori, tutti sanno e tutti sono informati di queste nuove tendenze, soprattutto di questi nuovi materiali che oggi si sposano molto bene col vivere all'esterno. E alle nostre spalle abbiamo un altro esempio di tavoli e sedie per l'esterno. Sì, queste sono una serie, come potete vedere, molto colorata. Infatti si chiama Arc-en-Ciel, arcobaleno. Vari colori, pieghevoli, leggere, simpatiche, anche un po', diciamo, un po' boulangerie francese come stile. E i tavoli sono tutti tavolini da 110x70 o 70x50, ma la particolarità di questi tavoli è che questo qui può essere venduto o come tavolino singolo, ma può essere benissimo una prolunga a tavolo un pochettino più largo. Ideale per i terrazzi, molto pratico perché i terrazzi di oggi diciamo che hanno delle dimensioni che questo tavolo qui è perfetto, ecco. Per quanto riguarda il materiale, immagino a vedere che sia anche abbastanza resistente alle intemperie. Sì, ferro zincato a caldo, verniciato a polvere di zinco, inalterabile nel tempo e soprattutto pesanti, in modo anche perché non possano cascare con un po' di vento, ecco. Un altro prodotto che va sicuramente in questo periodo è l'ombrellone, sì, questo è importante, e ne vediamo anche uno alla nostra sinistra molto particolare. Sì, sai quando vendi una cosa che funziona? Sì.
Ecco, questo è il prodotto giusto. È l'esempio. È l'esempio. Questo è un ombrellone che noi ormai abbiamo da anni, si vede molto in giro e lo distribuiamo ormai da circa 15 anni, credo. Struttura in alluminio anodizzato, ma la particolarità di questo ombrellone è che con due semplici movimenti puoi orientare l'ombrellone in base o al sole, sì, o al vento. Sotto c'è una leva detta cremagliera dove possiamo inclinare anche l'ombrellone a 360 gradi e quindi avere l'ombra e il sole in ogni momento della giornata. Quindi polifunzionale. Polifunzionale. Quando lo vado a chiudere l'ombrellone, cosa succede? Lo chiudo, oddio scusami, non rimane fermo col corpo morto nel mezzo, ma lui viene verso la struttura dell'ombrellone e si riaggancia proprio per rimanere anche più sicuro. Si riaggancia e qui è il gioco forza di questo ombrellone, che anche quando è chiuso, avendo questa cremagliera sotto, cosa fa? Lui sente il vento e si inclina in base al vento. Fa un po' il movimento che fa una gru quando è a folle, cioè quando deve stare attenta alle oscillazioni del vento. Lei segue il vento, come il boma di una barca, ecco. Possiamo parlare sicuramente anche di qualità di questi, sì, prodotti. Guarda, la Panicali Ambienti, ma non solo la Panicali Ambienti, nella vita si fanno delle scelte, no? Noi abbiamo sposato la qualità. La qualità a volte non è solamente nel modo di vivere, sai, nell'alimentazione c'è chi sceglie di fare un'alimentazione di qualità, nel vestire, nell'arredamento. Noi ci siamo posizionati su un prodotto di qualità anche nell'arredamento per esterno, perché soprattutto i prodotti che devono stare fuori devono essere prodotti resistenti, buoni, solidi, ecco. E quindi ecco, qui ritorno, ecco, abbiamo fatto questo stile di vita, ecco. Certo. Quindi sicuramente prodotti che possono anche resistere per più tempo. Sì, resistenti, e soprattutto quello che volevo dire è anche il fatto che bisogna dare un servizio, cioè la qualità di un prodotto non si vede solamente dalla resistenza. Sì, deve essere resistente, ma tutti i prodotti si possono rompere o usurare per determinati motivi. Non per questo un ombrellone, se si rompe, si deve buttare via. Ci sono i ricambi, ci sono le sostituzioni, si possono aggiustare, ecco. Questo, il servizio, è un elemento correlato molto importante anche che contorna la qualità di un prodotto. Filippo, oggi ci sono anche alcuni partner, giusto? Sì, oggi siamo qui con Manuel, che è responsabile degli showroom della ditta Arturo Mancini, dove presentiamo una nuova piscina che è molto interessante. Io l'avrei anche provata oggi, ma c'è un pochettino di vento, però è molto pratica. Oltre che illuminarsi, questa piscina qui si può, come la vedete sollevata da terra. Mancano degli accessori che sono tutti complementi, dove si possono mettere degli scalini, se non erro, Manuel, giusto? E si può anche interrare. Bellissima anche di notte, ieri sera abbiamo avuto modo di vederla accesa, veramente bella. Manuel, qualche caratteristica tecnica di queste piscine, magari ad esempio le dimensioni, i colori? Allora, sicuramente possiamo avere varie dimensioni che accontentano, diciamo, gli spazi a disposizione della clientela. Le colorazioni possono variare, pannelli bianchi, pannelli effetto legno. Possiamo ammirare il bordo a sfioro, che è presente solo su alcuni modelli di queste vasche, l'idromassaggio nascosto, quindi abbiamo delle peculiarità che chiaramente non troviamo in tutte le vasche che ci sono in commercio. Qui abbiamo la possibilità di vederne una dal vivo, dove possiamo navigarne le caratteristiche tecniche ma anche estetiche. Filippo, altra postazione, altra collaborazione. Sì, qui a fianco a me abbiamo Gianluca, uno degli amministratori della ditta Ideal Plastic, dove oggi insieme a lui e i suoi soci presentiamo questo prodotto, queste tipologie di prodotto, per noi in particolar modo questi separè, che sono dei separè in PVC con una fioriera sotto, che vanno benissimo sia per uso interno ma soprattutto per uso esterno. Poi ci sono le cabine per il mare, ci sono i divisori, ci sono i separè per i terrazzi, e soprattutto la forza nostra è che riusciamo a fare anche una progettazione completa di questi prodotti. Se vogliono vedere dei campioni, la disponibilità massima dell'azienda, ecco.
è tutto. Possiamo dire che ogni anno vi allargate sempre di più con una vasta gamma di prodotti? Sì, cerchiamo sempre di dare un supporto ai nostri clienti a 360 gradi e per questo ci siamo fatti anche dell'aiuto di qui a fianco a me ho Gianluca come persona competente e con dei prodotti veramente di qualità che completano il nostro progetto di Arredo Giardino. E c'è un'area interamente dedicata alle fragranze, Viviana, una novità esclusiva. Sì, esatto, questo per noi Panicali Ambienti è una novità, perché fino adesso non avevamo una ditta di qualità alta comunque per le profumazioni d'ambiente. E abbiamo trovato questa ditta italiana, totalmente italiana, che ci ha soddisfatto prima di tutto perché ci presenta una vastissima gamma di fragranze, come potete vedere, una ventina circa per quanto riguarda i bastoncini, la classica bottiglietta con il midollino dentro, e addirittura più di 30 per quanto riguarda la lampada catalitica. È una cosa poco diffusa, però veramente efficace. La lampada catalitica, guarda, è questo prodotto qui. Questo si riempie dell'apposita ricarica, ovviamente, ed è il modo più efficace, insomma, per eliminare i cattivi odori e nel frattempo spargere la fragranza che si desidera. Questa si riempie, dopodiché dentro c'è uno stoppino a cui si dà fuoco. Dopo la fiamma viene spenta, si mette il tappo apposito e da qui si espande la fragranza in tutto l'ambiente. Quali tipi di profumazione ci sono? Allora, guarda, visto che ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, una profumazione particolarissima è citronella e geranio. Per noi risulta una cosa bella fresca e gradevole, e per gli insetti invece è il contrario, quindi può servire a mantenere distanti gli insetti. Una doppia utilità. Esatto, sì. Un'altra cosa, guarda, giusto per come curiosità particolare, per quanto riguarda la linea di midollini, è l'effetto antitabacco, che non serve soltanto per chi fuma e tutto, ha una molecola dentro che rende inattivo l'odore di qualsiasi tipo di fumo, insomma, quindi anche della cucina, di qualsiasi cosa, ecco. E Viviana, in questo momento ha un prodotto che piacerà, sono convinta, a tanti di voi, perché rimaniamo sempre in tema di fragranze, ma per abbigliamento. Sì, esatto. Infatti nella linea di profumazioni c'è anche tutta la linea dei profumatori per tessuti. Quindi qualsiasi tipo di tessuto, dall'abbigliamento al divano, al cuscino, per rendere un po' più fresco l'ambiente in generale. Sai una cosa, adesso si cerca di usare sempre meno ammorbidente nella lavatrice perché tende a rovinare le cose. Questi qui sono delle ottime alternative per dare un po' un aroma un po' più fresco al bucato, un po' più che... Assolutamente, un'alternativa e anche in questo caso di diverse tipologie. Esatto, c'è l'imbarazzo della scelta, come puoi vedere, dalle profumazioni un po' più neutre, tipo questa, si chiama gocce di pulito, quindi ti dà la sensazione proprio del bucato, sì, esatto, appena uscito dalla lavatrice, a quelle un po' più intense, tipo lavanda, vaniglia, poi a seconda dei gusti, ce n'è per tutti. E come avete visto nelle immagini c'è davvero una vasta gamma di prodotti, tavoli, siede, colori, materiali diversi, davvero tantissimi. Esatto, poi guarda con i primi soli viene proprio voglia dell'aria aperta e soprattutto che sia un giardino ampio, che sia il balcone di casa, un terrazzo, ognuno vuole rendere il suo spazio aperto unico e relax, sì, si vuole rilassare, ecco. Ovviamente è bene puntare su un'ottima qualità dei materiali, proprio perché essendo fuori, essendo soggetto a agenti atmosferici e alle intemperie, meglio che una cosa sia resistente e duri nel tempo. Le ditte che noi trattiamo sono particolarmente due ditte italiane, leader nel settore proprio arredo da esterno, e loro ovviamente alla qualità dei materiali uniscono la funzionalità, anche perché come puoi vedere sono belle comode le sedute, sì, e anche un design un po' più contemporaneo, un po' più accattivante, ecco. Tra l'altro una cosa molto bella è proprio il puntare sul colore, i colori brillanti rendono allegri gli spazi, qualsiasi tipo di spazio, ecco.
Quali colori troviamo qua? Perché ce ne sono diversi, quindi per soddisfare tutti i gusti, ma qualcuno anche particolare, che magari negli anni precedenti insomma si vedevano un po' meno. Sì, esatto. Guarda, qui come puoi vedere c'è il bianco è sempre elegante, in un giardino è bellissimo. Non si sbaglia mai con esatto, quello. Come si dice. Però se si vuole usare un pochino è molto bello anche il senape, è molto bello nuovo il verde menta, verde acqua. Ce n'è per tutti i gusti, insomma, oltre che i classici, comunque il marrone, il tortora, il ferro antico, sono tutti molto belli. Ad esempio quello che abbiamo qua davanti a noi, di che materiale è fatto? Sì, esatto, questo è un tavolo della Nardi, la Nardi fa prodotti in polipropilene. È un materiale ovviamente trattato, anti-UV, quindi un tavolo bianco lasciato sotto il sole non ti diventerà mai giallo, come può succedere con i tavoli in plastica, insomma. Allora, l'altra ditta, sempre leader nel settore, l'altra ditta italiana è la EMU. La EMU invece fa prodotti in acciaio e alluminio zincato, quindi anche questi trattati per resistere il più a lungo possibile negli ambienti esterni, quindi sotto qualsiasi agente atmosferico, ecco. Parliamo invece di dimensioni, perché possono essere alcuni di questi anche allungati. Sì, esatto, infatti qui ci sono tavoli per tutte le esigenze di spazio. Ci sono tavoli che partono da 1,60 m e si allungano fino a 2,10 m, come anche tavoli che partono da 2,10 m e si possono allungare fino a quasi 3 m. Quindi per tutti i gusti e per tutte le esigenze, insomma, anche perché gli spazi non sono sempre tanto grandi da poter accogliere un tavolo del genere, per esempio. Oltre agli accessori, perché vediamo anche alle nostre spalle dei cuscini oppure anche altri oggetti d'arredamento. Sì, esatto, è bello comunque, è sempre un tocco di colore comunque. Cuscini tra l'altro tutti con tessuti idrorepellenti, quindi se te li scordi fuori e piove non succede niente, è di qualità insomma. Sì, esatto, sì sì sì. Alessandro, da quanto tempo la ditta Nardi collabora con Panicali Ambienti? Con Panicali Ambienti questa è la seconda stagione, ho fatto la scelta dopo un po' di tempo e finalmente si è deciso. L'anno scorso ha fatto un bellissimo gran lavoro e quest'anno ha potenziato già la parte iniziale della stagione con molta merce disponibile già a magazzino, quindi con pronta consegna. E diciamo che è una collaborazione che speriamo che possa proseguire e crescere anno dopo anno. Il nostro prodotto per fortuna sta andando molto bene, è un prodotto in polipropilene caricato vetro, quindi manutenzione a zero e durata eterna e quindi anche per il mare è un prodotto eccezionale. Su quali prodotti puntate principalmente? Ma siamo abbastanza duttili perché partiamo dal lettino, che è un nostro cavallo di battaglia che va benissimo, ma poi abbiamo tutta la serie dei tavoli da giardino per famiglia, diciamo, quindi allungabili fino a 2,80 m. Ci abbiamo dei tavoli che insomma raggiungono delle dimensioni anche importanti. Poi abbiamo tutto il settore del contract, quindi abbiamo tutti i tavoli da bar, ristoranti, bar, gelaterie, quindi con dimensioni 70-70, 80-80, insomma, a seconda delle richieste del cliente. L'azienda sta andando molto bene, per fortuna, è un made in Italy, quindi tutto prodotto in Italia. E di qualità. Di qualità. E lo avevo annunciato anche nel lancio di questo nostro servizio che oggi ci sarebbe stato anche un buffet, quindi dell'ottimo cibo, e abbiamo anche un professionista qua oggi. Sì, oggi presentiamo questo barbecue dello Fear, è un barbecue che a noi ha colpito subito il design, ma ero curioso anche io di vedere praticamente come funzionasse. Chi meglio di Lucio Pompili, oltre che un amico, uno chef, e anche credo un collaboratore di questa azienda, poi vi spiegherà meglio Lucio. E a me è piaciuto un sacco, ecco. Ritorniamo sempre sul fatto della qualità, insomma, su questa caratteristica. La qualità è uno stile di vita. La qualità può essere nel vestire, può essere nell'arredo giardino, può essere Lucio nel mangiare, no? Ah, sì.
Ecco, e siamo ciò che mangiamo. Il fuoco è elemento primordiale e Lucio spiega meglio te, ecco, che sei l'esperto. Sì, qualche caratteristica perché è molto particolare, ma vediamo anche delle ottime funzionalità. Allora, diciamo che è un prodotto di design innanzitutto. Abbiamo il ferro corten, l'acciaio e la piastra che è in acciaio e che viene riscaldata dal fuoco centrale e quindi è un pochino più calda vicino al fuoco e poi mano a mano, diciamo, fa una cottura un pochino più leggera. Va bene per la carne, per il pesce, per le verdure. È sicuramente un modo di cucinare che ci riporta alla nostra antichità, no? L'uomo con il fuoco ha scoperto anche la cucina. E allora il barbecue è qualcosa che di solito si fa nei nostri giardini tra amici, dove uno arriva con le salsicce, con le uova, un altro con le bistecche. E poi soprattutto è distensivo per le signore, perché poi questa è un'attitudine maschile, quella di fare il barbecue. Quindi lo dico alle signore che stiano tranquille: se il marito porta a casa Ophir, questo barbecue, saranno loro poi a destreggiarsi. A parte gli scherzi, tutto molto semplice, anche perché il cerchio è convesso verso il centro, quindi vedi che fuori non sporca e tutto va verso l'interno. E all'interno c'è un piccolo foro dal quale prende anche l'aria e sotto c'è un piccolo recipiente, insomma, di scolo. Però è un arnese molto semplice da trasportare, da mettere, come dire, al centro di una situazione con poche mosse e qualche chilo di legna. Beh, per concludere possiamo dire che qui si cucina innanzitutto di tutto con design e quindi, no, insomma, anche una situazione un po' più particolare, come dicevamo prima, di ottima qualità. Quindi si riescono a racchiudere, insomma, tutti questi elementi anche per uscire un po' dal tradizionale. Sì, sì. Poi volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Lucio. Molti associano il barbecue come a un qualcosa di prettamente estivo. No, Lucio? Certo. Invece il barbecue è un qualcosa che uno lo può cucinare anche d'inverno. Certo. Anzi, questo potrebbe essere anche un qualcosa di calore. Fuoco, una birretta fuori, io dico sempre. Ti riscaldi, cucini. Due castagne, qui veramente ci puoi cuocere di tutto. Ecco, volevo solo fare questo piccolo, ecco, qui questa piccola aggiunta, perché ogni volta che lo guardo mi viene in mente qualcosa di nuovo, ecco. Mi colpisce questo. Attrazione. Sì. E poi c'è anche un po' di fumo, ma nonostante tutto non viene dai belli. Guarda, quindi non viene dalla parte nostra. Siamo anche fortunati, eh? Lucio, allora ti vediamo. Beh, adesso la fumicatura come pure ha una sua, come dire, funzionalità. Vedi che ci sono le erbe aromatiche con il sale grosso, serve anche per pulire la piastra, il sale, ma le erbe aromatiche sono anche da bruciare, perché non solo fanno questo schioppettio, ma anche c'è un aroma nell'aria, no? Quindi oltre al guanciale, alle uova, alla bruschetta, c'è anche questo profumo di alloro, che è invitante. Ti ammiriamo cucinare allora adesso. Bene, ti osserviamo. Adesso prepariamo un piattino. Buon proseguimento, grazie. Dunque, anche oggi un evento molto particolare, abbiamo visto delle dimostrazioni pratiche, ma soprattutto tante persone che sono venute curiose subito a vedere i nuovi arrivi, perché sono davvero tanti. Sì, abbiamo tante novità, dal barbecue all'arredo, agli ombrelloni da 7x7, diametro 8,5, piccoli, grandi, un po' di tutte le misure. Arredi di design con qualità alte, dalla resina al metallo, alla plastica, all'alluminio, al tech, quindi tante idee. Poi abbiamo anche collaborazione con l'Ideal Plastic, che fanno separare in PVC, tutte queste cosine un po' particolari, e Arturo Mancini, che conosciamo tutti, con delle piscine, pavimentazioni per esterno e tante altre cose. Insomma, sempre una vasta gamma di prodotti per offrirne sempre di più alla clientela. Sì, cerchiamo di crescere sempre in più, sempre un pochino di più agli altri, per dare il massimo ai nostri clienti. E ho visto che ci sono anche, come sempre, gli affezionati di Panicali Ambienti, insomma, tanta gente. Per fortuna li teniamo stretti, insomma. Grazie, grazie a tutti. Thank you.